11 siamo. 11 cominciamo, spero anche di finire. Petterini si è fatto male. Sì. È perché sembrava che ci ha potuto fare. Tra i convocati c'è che rientra Bocchetti. Corsi c'è. C'è anche Corsi. I risultati dimostrano che c'è grande equilibrio. Si aspetta Foggia largo dietro le punte. Io mi aspetto largo, che solo. No, ma io penso che la squadra ha sempre giocato, ha sempre cercato di fare, poi è vero che negli ultimi tempi non abbiamo risultati favorevoli, ma penso che tra errori nostri davanti alla porta e tra errori arbitrali i risultati non corrispondono a quello che la squadra crea. Poi ognuno la vede a modo suo, ripeto. Si dice che la squadra è in calo, la squadra ha problemi di segnare gol, penso che 40 gol bastano, avanzano. Molti. Sampdoria perde poco. Perde poco, è anche vero che vinceva anche poco, è sempre una squadra importante. Vabbè, penso che la voglia di arrivare dei giovani è importante. Di fare risultati è importante, perché poi però sono motivazioni per cui si va avanti. Normale che magari se uno già ha fatto 15 anni di carriera, forse ci manca qualche cosa che però acquisisce in esperienza e quindi comportamenti, sa distinguere quello che deve fare in certi momenti. È più esperta anche se la maggior parte dei giocatori sono abituati a giocare in Serie A. Penso che ancora in Serie A si gioca calcio diverso rispetto a Serie B, dove c'è un po' più movimento, più c'è le cose meno prevedibili. Aspetta, va bene, però la Sampdoria, 3 vittorie su 5 totali, ha perso una volta solo. Dato il fatto che qua tiene conto per un atteggiamento tattico che si aspetta. Vabbè, io penso che Sampdoria, ripeto, per me ha una rosa importante, giocatori importanti e anche come società penso che vuole raggiungere Serie A. Quindi se la deve giocare, se finora, anche se per me come prestazioni Sampdoria ha fatto sempre bene, poi non è riuscita a fare a chiudere i risultati. Hanno attaccanti importanti, forse sono anche troppi per una Serie B. A me Solimo c'ha le qualità, magari neanche qualcuno più di Rambaudi, però mentre Rambaudi riusciva a esprimerli sul campo, se dimo finora no. Potrebbe essere. Come Verratti può giocare tutti e tre ruoli al centrocampo. Vabbè, di nuovo mi preoccupo della Sampdoria perché prima o dopo capirà che campionato è questo, e se non capisce poi sono problemi per tutti. Come in settimana, tra virgolette, si è un po' lamentato lo scarso impiego, sappiamo tutti perché si aspetta tanto da domani da lui. È una partita adatta a lui, al di là dell'emergenza. E non so se gioca, però. Se, di nuovo, se non gioca, perché faccio delle scelte? Può essere che mi sbaglio. Lavoriamo, se lo vedo tra settimana,
poi si fa una valutazione. Sono contento, io di nuovo, io lo conosco dall'anno scorso che mi ha fatto molto bene il campionato. E se uno si lamenta perché vuole dare di più, vuole fare di più, e quello è sempre positivo. Sampdoria, penso che se la gioca. Già è finita male, ma penso che la squadra si è comportata bene. Molti ragazzi giocano in categoria superiore quest'anno e quindi li seguo con piacere. E questo periodo di Pescara io sono contento di quello che siamo riusciti a fare. Per noi no, per me no, per la squadra non credo nemmeno. Ripeto, noi abbiamo giocato sempre in classifica con i primi e cercheremo di rimanerci fino alla fine. Adesso vediamo che succede. Ripeto, gennaio è il mese in cui si fanno dei movimenti. Poi è normale che tutte le società cercano di migliorare. Io penso che oggi per cambiare, per migliorare ci vogliono soldi e soldi non ce ne stanno da nessuna parte. Non lo so, io penso che molte squadre dovranno cedere qualche cosa, perché a parte che le rose sono oggi troppo grandi per sopportare. Poi bisogna vedere se si riesce, se si riescono a piazzare i giocatori in esubero. Io ripeto, come io sono contento di quello che ha fatto la squadra finora, a me rompere il giocattolo non mi va, non è che si devono fare per forza grosse cose. Arrivederci, buona giornata, ci rivedremo. Ciao.